Anna Maria Bellizzi è il nuovo primario di medicina Lungo Degenza e anche responsabile del pronto soccorso di Ariano Irpino. Intanto benvenuta, dal 1 luglio lei ha preso servizio direttamente dalla Toscana. Sì, arrivo dalla Toscana, dall'azienda Toscana Nord-Ovest, in particolare dall'ospedale di Piombino, dalla medicina di Piombino. Ho lavorato anche a Cecina, nella medicina di Cecina. Vedinese, Però è una avellinese, diciamolo. come diceva mio padre, da varie generazioni. Ed è la sorella anche del dottor Bellizzi di cardiologia, quindi noi ci auguriamo che come suo fratello lei diventi affezionata a questo ospedale e rimanga qui a lungo. Naturalmente sono venuta per lavorare e per rimanere, quindi l'obiettivo è questo. Tre reparti difficili, soprattutto il pronto soccorso, la lungodegenza di recente apertura. Che situazione ha trovato? Ma io ho trovato un ospedale pieno di potenzialità, una bella medicina con molti colleghi giovani molto preparati, molto motivati. Che sono da rinforzo alle professionalità più mature che sono da più tempo qui nell'ospedale di Ariano, quindi già un bel reparto che può ancora progredire. Per quanto riguarda il personale, c'è bisogno di, insomma, incrementare un pochettino? Ma c'è sempre bisogno di incrementare, i pazienti sono spesso, nella maggior parte dei casi, anziani, allettati, hanno bisogno di un'assistenza continua e quindi il personale è sempre personale numericamente e professionalmente preparato è assolutamente necessario. Io immagino una medicina integrata con la medicina del territorio, quindi sarà uno dei miei obiettivi prendere contatto, integrare le nostre attività anche in relazione a quelle che saranno le esigenze propostemi dai medici di medicina generale. Pronto soccorso, insomma, nel periodo estivo c'è sempre qualche difficoltà anche per le ferie, per la concomitanza delle ferie. In questo momento com'è la situazione? Ma il pronto soccorso è il punto di ingresso dell'ospedale, il punto nevralgico, e stiamo cercando tutti di venire incontro alle esigenze dei colleghi che lavorano direttamente nell'accettazione pronto soccorso. Per ora non si registrano particolari criticità.